A Bari, dal 22 al 24 maggio, torna il Festival dell'Innovazione, per rendere il futuro sempre più vicino. Festival dell'Innovazione. Connettiti al futuro. festivalinnovazione.puglia.it. Smart Puglia, i progetti, le esperienze e i Living Lab. Oggi la presentazione è qui nella Sala degli Affreschi dell'Ateneo Barese, nell'ambito del Festival dell'Innovazione 2013. Puglia è una missione, però sono anche fatti concreti che abbiamo cominciato a realizzare con il coraggio di giovani imprenditori e di imprese che vogliono investire sull'innovazione. Smart Puglia oggi significa 5 progetti di Living Labs a Lecce, 5 a Bari, 1 a Foggia, che sono progetti di ragazzi che hanno lavorato sulla base di un catalogo di bisogni realizzato con il supporto delle pubbliche amministrazioni, delle imprese che hanno detto quali sono i loro bisogni di investimento e sulla base delle imprese che hanno detto che cosa vogliono realizzare e dei ricercatori che hanno detto che tipo di ricerca si può fare per realizzare quei risultati che migliorano la qualità della vita delle persone. Ecco, Living Labs è questo e noi oggi presentiamo questi casi perché la sfiducia nel futuro, la paura, si possono vincere soltanto se ci si rende conto che ce la si può fare. E per rendersi conto di questo occorre vedere casi concreti, casi non delle eccellenze imprenditoriali multinazionali che uno immagina come lontane da sé, ma casi come quelli di questi giovani. Sono casi nelle nostre università, casi nelle nostre imprese, casi vicino al nostro abitato, un po' come nacque Tiscali, abbiamo ospite Soru, un po' come è nata la Apple. Per la prima volta abbiamo coprogettato in maniera estremamente attiva insieme al territorio, abbiamo fatto in modo che il territorio, le pubbliche amministrazioni, le associazioni, i tribunali parlassero, quindi individuassero la loro tecnologia che potesse portare un valore aggiunto al territorio, ai cittadini. Sono emersi oltre 400 fabbisogni, quindi abbiamo animato, coprogettato e cooperato, perché oggi le misure di sostegno passano da una visione competitiva ad una visione cooperativa e questa oggi è la rappresentazione reale di quello che è stato fatto. Ci sono 11 imprenditori oppure 11 progetti nella prima call che sono stati finanziati e che saranno presentati quest'oggi in maniera attiva insieme ai partner e diciamo anche alle istituzioni saranno presentati quest'oggi. Oggi noi avviamo formalmente i primi 11 progetti che abbiamo finanziato su questa misura che la Regione ha voluto dedicare specificatamente ad attività di innovazione che sono legate alla partecipazione dei cittadini, alla partecipazione delle associazioni, alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni che sono classificate nel nostro modello come utenti finali e soprattutto al partenariato con la parte accademica e con le imprese. Le esperienze che abbiamo presentato oggi nell'ambito dei Living Lab guardano essenzialmente i risultati dell'azione di ricerca Bando 2008 e abbiamo portato, diciamo, fra i migliori progetti un numero limitato, ce ne sono appena 5 oggi, che sono progetti che essenzialmente hanno valorizzato attraverso il versamento dei brevetti e diciamo, hanno valorizzato anche le loro attività in ambito anche produttivo di industrializzazione essenzialmente.